Una buona serata dalla redazione di Telegenova. Apriamo con quelle che sono le principali notizie della giornata e una delle principali riguarda la nuova sede di Ansfisa, di cui abbiamo dato conto all'interno del nostro sito telegenova.it. Questa mattina è stato proprio il nuovo presidente direttore Domenico De Bartolomeo a dare l'annuncio a Sfisa, che sta per Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, avrà la sua sede presso l'attuale Ponte San Giorgio, ex Morandi, crollato il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Lo ha annunciato, lo dicevamo, il direttore a margine della presentazione del master di secondo livello su gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto, primo in Italia, organizzato anche dall'Università di Genova. Dunque, Ansfisa avrà la sua sede proprio in Valpolcevera, presso la Torre Leonardo, e si occuperà non soltanto della sicurezza sulle autostrade, ma anche di sicurezza nei trasporti ferroviari, metropolitane e impianti a fune. Andiamo a tutt'altro argomento. Abbiamo ascoltato la denuncia di un cittadino che riguarda un tema che sembrerebbe di nicchia, ma che in realtà riguarda molti, ovvero la costruzione di un cappotto termico o isolante intorno al palazzo, alla casa in cui si vive. Questo intervento a Genova, questa è la denuncia del cittadino, ha un costo, nel senso che bisogna pagare il suolo pubblico. L'ho ascoltato per noi Marco Garibaldi. Come sei venuto a scoprire questa anomalia? Nel mio condominio abbiamo deciso di realizzare il cappotto anche sfruttando l'agevolazione al 110%. Abbiamo scoperto, appunto, vedendo il progetto e chiedendo le opportune autorizzazioni in comune, che avremmo dovuto pagare in modo permanente una tassa di occupazione suolo per quanto riguarda lo spessore del cappotto. Quindi 12 centimetri di cappotto per la lunghezza della facciata dovevano essere soggetti a questa tassa per sempre. E questo sicuramente, come dire, non favorisce il risparmio energetico, che invece è una delle basi fondamentali per uscire da questa crisi energetica che abbiamo. Sì, ecco, sicuramente il comune non, in questo modo non incentiva Assolutamente. a fare il cappotto Il e. Comune di Genova non sta incentivato in generale queste attività. Spesso i professionisti si trovano in una difficoltà notevole perché da un lato le leggi sull'energia obbligano che quando si fa più del 25% di ristrutturazione della facciata dell'edificio c'è l'obbligo di mettere il cappotto. Dall'altro lato il comune spesso e volentieri te lo proibisce. Vuoi perché sei nel centro storico, anche con delle ragioni, vuoi perché sia una casa schiera, così via. E quindi il professionista si trova a dover rispettare o le norme nazionali o le norme del comune, ma il comune non ti scrive mai nulla. E quindi la responsabilità ricade sul professionista, sull'amministratore e così via. Allora quello che serve è che invece ci siano delle norme precise, in modo che questa assunzione di responsabilità non sia del singolo, ma sia collettiva. Come hai risolto questa questione? Ah, noi abbiamo risolto banalmente facendo partire il cappotto dal primo piano, quindi il piano terra non viene coinventato. Quindi non c'è suolo pubblico da pagare perché Non non arriva il cappotto, non arriva il arriva a cappotto a terra, però terra. questo ci ha salvato il fatto che abbiamo un marcapiano al primo, tra piano terra e primo piano, quindi anche esteticamente la cosa va bene. Ma se non ci fosse stato questo marcapiano, si sarebbe visto un gradino che esteticamente, come dire, non è estremamente bello. Ecco, poi tu nelle tue ricerche, anche andando a indagare, come dire, in comune, sei arrivato alla conclusione che questa cosa viene richiesta a tutti, non è una No, 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 ovviamente particolarità. non è il nostro palazzo particolarmente sfigato, ma viene richiesto a tutti i condomini genovesi sostanzialmente, ovviamente con affaccio su strada pubblica. Oltre
oltre 2000 metri quadri di verde a Ponte Decimo sono stati inaugurati, aperti questa mattina a Ponte Decimo, i giardini Cogni Zugna, restaurati dall'amministrazione comunale. Lo dicevamo, un'area di 2000 metri quadri che diventa accessibile ai disabili, che si presta ad attività ludiche, sportive e di didattica all'aperto, vista anche la vicinanza ad alcuni istituti scolastici. Il giardino è stato completamente riqualificato grazie ad un progetto realizzato dagli uffici del Verde Pubblico, con la creazione di uno spazio gioco inclusivo, ripristino di strutture esistenti, nuovi giochi per bambini, pavimentazione antitrauma pensata anche per lo sviluppo psicomotorio dei più piccoli. All'apertura dei giardini hanno effettuato un sopralluogo l'assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione del Comune di Genova e il presidente del municipio Quinto Valpolcevera. Parliamo di cultura, eventi, spettacoli. Questa sera va in scena all'Abbazia di San Nicolò del Boschetto a Cornigliano lo spettacolo La città invisibile, con protagonisti gli ospiti della struttura. Andiamo alla scoperta di questa realtà cittadina poco conosciuta. Allora, questa abbazia nasce nel periodo del 1400, quindi è un patrimonio storico e culturale di Genova veramente, veramente grande, che nel 1960 è stata data in affidamento, in acquisto all'opera di Don Orione. E allora Don Orione ha sempre cercato di conservare all'interno un doppio aspetto, una medaglia a due facce. Da una parte c'è il mantenimento di questa opera d'arte e poterla mantenere, custodire, per poterla poi ripresentare, rioffrire alla città di Genova. E dall'altra, l'altro aspetto estremamente di ricchezza, l'altro valore, che sono le persone. Perché? Perché dove prima c'erano i monaci, che erano benedettini, che avevano nel loro obiettivo quello di pregare per un mondo più migliore, per un mondo più umano, di fatto nei tempi di oggi abbiamo trasformato queste celle in piccoli appartamenti, in piccole stanze o grandi stanze, dove noi ospitiamo le emergenze abitative di Genova. C'è una sinergia tra le istituzioni e il privato, l'ente morale dell'opera di Don Orione. Noi non abbiamo convenzioni, noi siamo dei semplici privati, per così dire, che mettiamo a disposizione per coloro che sono fragili questi spazi. E allora cosa succede? Che quando avvengono delle situazioni di difficoltà, perché crolla un appartamento, c'è uno sfratto, una persona si ritrova in difficoltà, il comune non ha la possibilità di reagire in maniera immediata e noi ci offriamo come polmone, in modo tale da poter ospitare queste persone, poterle tenere, poterle aiutare, fin tanto che l'istituzione, il welfare, provvede loro una soluzione definitiva. Ecco, intanto attraverso la regia di Camilla Bonacchi vediamo le immagini delle prove dello spettacolo che andrà in scena questa sera. Saranno protagonisti ovviamente gli ospiti dell'abbazia, e intanto le chiedo come è stato l'approccio a questo spettacolo degli ospiti, come l'hanno vissuta e quanti ospiti ospita l'abbazia. L'abbazia in questo momento ospita 40 famiglie. Di queste 40 famiglie abbiamo pensato di scegliere 10 storie che non sono le più eclatanti, ma sono quelle le cui persone se la sentivano, riuscivano a dire che cosa? La loro ricchezza. Perché la città invisibile nasce da un concetto molto, molto profondo, in cui il regista è riuscito, e vedrete voi questa sera, a rappresentare, e cioè che la fatica e il dolore di una situazione non è l'aspetto principale. L'aspetto più importante è la dignità di queste persone.
Ci spostiamo a Savona per parlare di vela con Tommaso Chieffi, grande campione in questa disciplina. Chieffi ha accumulato 27 titoli da campione del mondo, iniziando a 10 anni, pensate, con Flying Junior, fino al quinto posto alle Olimpiadi del 1984. Nelle acque di casa, a Marina di Carrara, ha vinto il Mondiale 470 nel 1985. Vediamo l'intervista. Un'ottima occasione per presentarvi un grande velista dell'epoca moderna, Tommaso Chieffi, più volte campione del mondo, olimpico e soprattutto America's Cup con svariati equipaggi, ma la grande vittoria è con la Witton Cup col Moro di Venezia. Le chiedo intanto un parere sulla vela di oggi rispetto alla vela di ieri, che cosa è cambiato? La vela cambia continuamente, perché continuamente c'è un'evoluzione delle barche, dei mezzi, dei materiali, però c'è una cosa che rimane costante, che comunque la vela è fatta da uomini, da marinai, da sportivi che si affrontano nel mare, in questo ambiente bellissimo che noi amiamo, e quindi di fatto, nonostante tutti i cambiamenti, lo spirito velico rimane sempre immutato. Il Torpedo di Savona stasera dà la possibilità a tutti gli iscritti di vivere una serata effervescente, affascinante. Entriamo nel mondo della vela, un mondo a molti sconosciuti, poi un mondo della vela descritto da un campione come Tommaso Chieffi è tutt'altra cosa. Io spero, mi auguro che questa serata sia piacevole per tutti quanti, e comunque tengo a sottolineare che il Torpedo di Savona, come sempre, propone delle serate importanti e dal punto di vista globale dello shipping, e ogni tanto fa qualche serata con un po' più di leggerezza, ma sempre inerenti allo shipping. Sicuramente cambia anche la tecnologia che aiuta gli atleti a muoversi più velocemente in mare. Sicuramente la tecnologia è dappertutto oramai, è nelle nostre case, sui nostri telefonini, nelle nostre automobili, però indubbiamente chi ama il mare poi ha comunque un rapporto diretto, e quindi viene aiutato sì dalla tecnologia, però è anche abituato a trattare con il mare con la solita dose di esperienza, di conoscenza, che è un qualcosa che deriva appunto dal fatto di aver navigato per molti anni, non solo personalmente ma anche con l'esperienza dei marinai precedenti. Sì, una icona assoluta dello sport della vela. Io sono onorato di aver fatto la sua conoscenza oggi. Quando iniziavo io a fare vela a livello assolutamente amatoriale, lui era come poteva essere un baggio per un ragazzino che giocava a pallone, quindi per noi è un onore averlo qui a Savona, e siamo molto curiosi di sentire le sue cose, i suoi racconti, i suoi aneddoti. È veramente un grande piacere. Ha preso parte a tante regate, le chiedo una regata che ha particolarmente nel cuore e una che vorrebbe dimenticare. No, sono tutte nel cuore, sicuramente ci sono delle pietre miliari che sono il campionato del mondo di 470, vinto nelle acque di Carrara, la vittoria nella Louis Vuitton Cup vinta a San Diego. Però direi che tutte le vittorie, ma non solo le vittorie, le sconfitte sono comunque dei bei ricordi, perché sono momenti vissuti in mare con amici, con sportivi che stimo, e quindi sono tutti bei ricordi. E domenica 15 maggio non perdete lo spettacolo delle frecce tricolore, La pattuglia si esibirà sui cieli di Genova appunto domenica 15 maggio. Per godersi lo spettacolo bisognerà alzare gli occhi al cielo tra le 16.30 e le 18. L'orario del decollo infatti sarà subordinato alle condizioni meteo. Luogo privilegiato sarà ovviamente Corso Italia, ma l'esibizione sarà visibile anche alle alture. Il Lido di Corso Italia ospiterà le autorità cittadine, la regia dell'aeronautica militare da terra coordinerà le evoluzioni aeree dei piloti. Voi collegatevi al nostro sito telegenova.it e potrete trovare tutte le chiusure, i divieti riguardo le strade e l'orario nel quale poter vedere questa splendida esibizione dal cielo. Andiamo allo scorso weekend con i campionati regionali di scacchi, una disciplina sportiva che sta reclutando sempre più appassionati.
La sala delle grida del Palazzo della Borsa di Genova è stato lo splendido scenario in cui si è svolto il campionato regionale ligure di scacchi di quest'anno. A rendere possibile la realizzazione del torneo in una cornice così prestigiosa è stata la collaborazione fra la delegazione regionale della Federazione Scacchistica Italiana e la presidenza regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la Camera di Commercio di Genova e la Regione Liguria, in particolare l'assessorato allo sport, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, giunta al termine dello svolgimento dei campionati provinciali che si sono disputati in questi mesi in tutta la regione, con la partecipazione di un consistente numero di giovani giocatori che si stanno avvicinando all'attività agonistica negli ultimi tempi, dando nuovo impulso alla diffusione di questo gioco millenario, oggi vera e propria attività sportiva riconosciuta dal CONI. Sotto la sapiente egida organizzativa del delegato regionale Raffaele Di Paolo, 48 i partecipanti al campionato regionale. Vittoria finale, come da pronostico, di Vincenzo Manfredi con 4,5 su 5 davanti ad un nutrito gruppo a 4. 3 i giocatori under 18 nei primi 10 posti, Vairo Rocco, 4 punti, Tommaso Bricola e Federico Massazza, 3,5. Da rimarcare anche le prestazioni di Fabio Baggiani, quinto assoluto e primo dei seniores, e di Matteo Orsi al suo primo torneo, migliori performance del torneo stesso. È tutto per le nostre notizie, grazie per averci seguito.